Come re Davide piange il figlio Assalonne morto in battaglia, così il Signore piange quando noi ci allontaniamo da lui. Papa Francesco, nella messa mattutina a Santa Marta, rilegge il brano biblico in cui il re di Israele si dispera per la perdita del figlio nella guerra scatenata contro di lui. Un modo per ricordare che quando si confessano i propri peccati si va incontro proprio al pianto di Dio. Questo pianto di Davide è un fatto storico, ma è anche una profezia. Ti fa vedere il cuore di Dio. Cosa fa il Signore con noi quando ci allontaniamo da Lui? Cosa fa il Signore quando noi distruggiamo noi stessi col peccato, con disorientati, perduti? Il Signore è Padre. E mai rinega di questa paternità. Dio non negozia la sua paternità, il suo amore di padre è talmente grande che è morto per i propri figli. Quando guardiamo il crocifisso, pensiamo a questo. Fosse morto io invece di te. E sentiamo la voce del padre che nel figlio ci dice: figlio mio, figlio mio. Dio non rinnega i figli. Dio non negozia la sua paternità.